È un bel po' che non mi faccio vedere, lo so, però per questioni varie, appunto, ho trovato poco tempo per registrare questi video e spero adesso di riuscire a tornare un attimino in carreggiata. Oggi voglio parlarvi di un manga, di un fumetto giapponese, che ha particolarmente, destato la mia attenzione. È stato pubblicato in Italia qualche mese fa dalla casa editrice di Planet Manga, in edizione con sovracoperto al prezzo di 6,50 euro, e stiamo parlando di Ichi the Killer. Ichi the Killer è un fumetto del 1998, scritto e disegnato da Hideo Yamamoto. Per chi ricordasse questo nome, è l'autore di Homunculus, manga edito sempre da Planet Manga. Al centro delle vicende trattate in Ichi the Killer c'è appunto il nostro Ichi il Killer, un giovane ragazzo la cui infanzia è stata caratterizzata dalla violenza e dalla depravazione. Il suo lavoro di mercenario, di assassino su commissione, si caratterizza per il fatto che tutte le volte che lui compie un omicidio ricorda il suo passato di appunto così violento e diventa una vera e propria macchina macellatrice, cioè uccide nei modi più brutali possibili tutte le persone che gli capitano a tiro nel mentre piange. Quindi è un personaggio abbastanza difficile da comprendere a livello psicologico. Dall'altro lato abbiamo Kakihara. Kakihara è un altro assassino altrettanto difficile da inquadrare a livello psicologico, perché prova piacere, un estremo piacere, nell'infliggere e nel provare dolore. Il nostro Ichi uccide il capo appunto del clan Anjo, il clan a cui appartiene Kakihara, e il nostro Kakihara, che a molti ricorderà il Joker per qualche oscuro motivo, non so perché, appunto si metterà sulla strada per scoprire che ha ucciso o rapito il proprio capo e fargliela pagare. All'inizio della recensione ho detto che al centro delle vicende narrate in Ichi the Killer c'è appunto il nostro Ichi. Secondo me sarebbe più corretto dire che al centro, ed è il vero protagonista, appunto di questo fumetto, è il quartiere a luci rosse gestito dalla mafia, appunto dove la storia è ambientata, il quartiere che mi pare si chiami Kabukicho, appunto pieno di questi personaggi, ognuno con la propria depravazione mentale. Abbiamo necrofili, drogati, assassini dalla disturbata personalità mentale, insomma, c'è una grandissima qualità di personaggi, tra i quali appunto spiccano il nostro Ichi e il nostro Kakihara. È interessante notare, soprattutto per quanto riguarda Ichi, come venga presentato in tutto l'arco del nostro fumetto, con diversi aspetti. Abbiamo l'assassino. Abbiamo il giovane ingenuo che all'apparenza si fa tranquillamente prendere per il culo, il karateka, l'uomo virtuoso, quello che potremmo definire il samurai della situazione. E altro personaggio che spicca è appunto Kakihara, che in un modo o nell'altro alla fine riuscirà sicuramente a trovare il nostro Ichi, e chissà che nel provare il piacere ultimo del massimo dolore non troverà anche la morte. A livello stilistico, Yamamoto ha la grandissima capacità di poter passare da un tratto molto molto pulito ad uno molto molto sporco. In particolare questo secondo tipo di disegno si avverte ovviamente nelle scene più forti a livello di violenza fisica, quando Ichi, piuttosto che quando Kakihara, compiono qualche delitto, compiono qualche depravazione. E vi assicuro che nulla verrà risparmiato, nulla. Proprio ci sarà di tutto, qualunque cosa vi possa passare per la testa e vi possa soprattutto disturbare la digestione, lo farà, ve lo assicuro. Quindi, insomma, non a caso è venduto in celofanato e consigliato ad un pubblico maturo, perché appunto la violenza e anche le scene di nudo o comunque di sessualità esplicita rendono questo fumetto, a mio avviso, una delle massime espressioni di fumetto pulp. In definitiva, se amate questa violenza abbastanza disturbante, ma al tempo stesso storie di, come dire,
deprivazione psicologica, non so più come altro definirlo, vi consiglio Uccide Killer anche perché si concluderà in 10 numeri, quindi non è neanche una spesa così esosa da sostenere. E se dovessi dare un bel voto a Ichi the Killer, gli darei un bel 7 all'8. Bene, la mia recensione è finita qui. Vi ricordo che se i miei video vi piacciono, ci sono nel box informazioni tutti i miei contatti, il link al mio canale principale, dove appunto potete vedere tutti i miei deliri. Vi ricordo, se vi piacciono in generale le cose nerd, la nerditudine come la chiamo io, nella sua massima espressione, iscrivetevi al canale di Nerd Hunters perché siamo bravi ragazzi e sicuramente i nostri video vi piaceranno. Detto questo, io vi saluto e vi rimando ai prossimi video. Ciao belli!